Oggi è un bel giorno per me, è un bel giorno per la città di Mazara del Vallo perché finalmente dopo decenni si risolve un'annosa questione. Il porto torna a brillare, come suol dirsi. Sarà illuminato grazie a questo finanziamento che arriva dalla regione siciliana di circa 1 miliardo che risolverà un problema annoso che creava anche problemi non solo nel campo del lavoro ma anche nella percezione della sicurezza. È stato un bel traguardo. E voglio pubblicamente ringraziare l'onorevole Mimmo Turano al quale ci siamo rivolti perché pressasse nobilmente e legittimamente presso la regione siciliana affinché la nostra richiesta venisse esaudita. Finalmente arriva questo bel risultato e credo sia anche una bella soddisfazione per lo stesso onorevole Turano che di questo problema ne ha fatto una delle sue ragioni della vita politica territoriale e credo che la città saprà riconoscere anche la funzione e il ruolo che ha avuto. Grazie di cuore. Grazie Sindaco, grazie per quello che hai detto. Mi fa piacere dire che abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto. Il Sindaco Cristaldi, fin da quando è stato nominato l'assessore Pistorio, con insistenza mi ha chiesto di seguire queste carte e devo essere sincero, anche il consigliere Di Gregorio e la consigliera Alestra. Oggi siamo qui per dire che sul sito del comune di Mazara del Vallo è stato pubblicato il decreto di finanziamento per 1 milione di euro, non per 1 miliardo, per realizzare l'illuminazione del porto, per realizzare la copertura del mercato del pesce con dei pannelli fotovoltaici e per permettere a tutta l'area di essere videosorveglianza. Credo che la sicurezza sia un argomento molto, come dire, tenuto a buon cuore dai cittadini e con questa operazione la città di Mazara del Vallo e il suo porto saranno più sicuri. Il sindaco Cristaldi può essere per davvero contento. Grazie Nicola. Grazie a te.